Lamberto Magrini, oggi è martedì mattina, preparazione, rifinitura in vista della partita di domani, però non lo nascondere, volevo partire di qui. Vedo c'hai tutte le scritte, gli schemi, cos'è, per domani o è... Per domani, sì. Che partita prevedi domani, Lamberto? Questo Pescara? Non lo so, no, vedevo proprio i nomi, hanno 7-8 attaccanti tutti possiamo anche farli vedere di grande gli schemi, cioè, di grande spessore, non si nasconde niente, quindi, questo sono la lavagna di mister Lamberto Magrini. E, insomma, hanno Marilungo, Ferrari, l'altro esterno Galano, che insomma gli ultimi anni ha fatto 10 anni di Serie B. Scusa, quindi sono nomi importanti, ecco, tutti giocatori importanti, quindi se la partita ovviamente la sottovaluti può fare una figuraccia, ecco, ma come ho detto prima ragazzi, sicuramente faremo una buona gara, perché sono 5-6 ragazzi che hanno giocato un po' di meno, quindi vorranno dimostrare la loro bravura, vorranno dimostrare al mister che sono pronti e ci sono anche loro per il campionato, quindi mi aspetto un bel test per valutare questi, soprattutto i più giovani che conosco un po' di meno, quelli che sono arrivati in ritardo che non ho potuto valutare nell'amichevoli, e a loro serve proprio come banco di prova, diciamo. Non è che magari se uno gioca bene o male diventa titolare, uno viene tagliato fuori da ogni possibilità di giocare, però è una partita dove devono dimostrare al mister che ci sono, che sono pronti. Ma hai anche anticipato loro la domanda, Lamberto, perché stavo per dire sicuramente alla per domani o forse ci sarà un turnover con qualche ragazzo ha giocato meno, me l'ha già confermato, pertanto... sì però cioè, la squadra è ampiamente competitiva, è una squadra titolare, perché giocherà Ciolli e Salvi adesso è un pochino arrivato con intervento a una caviglia, quindi è arrivato un pochino in ritardo, ha saltato tutte le amichevoli, però è un giocatore, ha fatto 20 presenze alla Pistoiese da titolare, quindi è un giocatore che se recupera l'ottima condizione fisica ci può dare una grossa mano. Lui e Ciolli sono affidabili, abbiamo Biancon che è entrato col Modena, ha dimostrato in un quarto d'ora grande attenzione e anche ha spinto parecchio, una bella corsa in profondità, quindi a sinistra abbiamo Verducci, che forse lui è arrivato un pochino più tardi di tutti, un pochino indietro, ecco, lui deve gestire infatti bene. Infatti domenica scorsa qui con la partita con l'Ancona Matelica c'erano dei ragazzi, dei dirigenti a visionare proprio Verducci, e mi chiesero in anticipo prima di iniziare la partita: giocherà Verducci? Il mister decide lui, però è un po' in ritardo rispetto ad altri, non lo so, ecco. Ma io sempre, senti Franco, ormai sono un po' invecchiato nel calcio e diciamo anch'io che, come dire, ho sempre lottato perché se il lavoro dell'allenatore conta, la squadra va fatta a luglio quando inizia una preparazione, poi in corsa può aggiungere un due ragazzi. Ma conterà l'allenatore? Purtroppo Lamberto, oggi voglio interrompere un attimo, a tua io difesa, dico di sì, io dico che gli allenatori contano, perché guardiamo cosa sta facendo l'italiano oggi con la Fiorentina. Con la Fiorentina, un allenatore preparato. Vi rivaluta tutto il settore. Ma conta l'allenatore, ha sempre contato, sennò sarebbe una figura che avrebbe poca importanza. E io dico questo, che ragazzo, se a te arriva uno, due a fine preparazione, ci può anche stare per completare la rosa, però purtroppo il gruppo storico e oggi con questi svincoli, con queste scadenze di contratto, è diventato una confusione totale che per noi allenatori diventa più difficile. E se noti bene, aggiungo questo poi, chi prosegue un lavoro per più di anni come ha fatto il sottoscritto qui a Grosseto è avvantaggiato, perché ha già un gruppo collaudato, sanno quello che vuole l'allenatore e ti puoi fidare dei movimenti in campo, perché star bene in campo, oggi tutte le squadre sono attrezzate, organizzate, hanno giocatori bravi, esperti e tecnicamente validi, quindi l'allenatore deve essere bravo, come dire, a far memorizzare tutte le soluzioni che si possono affrontare durante una gara al più possibile dei ragazzi. Se però ti arrivano a una settimana prima dell'inizio del campionato, ovviamente qualche ragazzo è in difficoltà, lo vedi che ancora non è pronto nei meccanismi del sistema di gioco. Allora domani mattina 8:30 partenza per Pescara, però
vorrei accantonare un attimino e poi vorrei spendere 30 secondi per cosa avete fatto in campionato in queste tre partite, affrontando sul terreno amico due formazioni che vanno per la maggiore, almeno secondo i abiti lavori, Modena e ancora Matelica e Pistoia. Potevamo, mettila come ti pare, potevamo anche vincere, perché si è, ho avuto più occasioni delle due squadre. Il pareggio di Pistoia prendiamolo per come è avvenuto, però allora, l'analisi si crea molto, e purtroppo quest'anno per il momento le punte sono un po' spuntate. No, non è, sono periodi. Per il momento. Allora io dico, il calcio non è una scienza, non è una matematica, spesso uno più uno fa uno, uno più uno fa tre, con mezzo tiro fai due gol, con tiri dieci tiri fai zero gol. E abbiamo visto l'anno scorso, deve essere da esempio che ormai io sui numeri ci sto molto attento. L'anno scorso 15 partite, miglior difesa del campionato. La quindicesima, dopo la partita di Pro Patria con la Pro Patria, abbiamo fatto 0-0, siamo diventati la miglior difesa del campionato. Poi da lì in poi col Como 4 gol, 3 gol, 3 gol, e siamo diventati una delle peggiori. Dico, dalla migliore alla peggiore, ecco, no, perché no. Non è una matematica. Allora si resta fiducioso. Adesso, no, ma certo, difficile è creare le situazioni, poi a fare gol, poi diventa, se le facciamo, crearle. Perché io ho detto, sei palle gol nette come domenica, difficilmente l'anno scorso l'abbiamo creata, ma non l'abbiamo mai creata. Sì. Soprattutto in casa si trovava, soprattutto all'inizio, difficoltà, perché all'inizio abbiamo perso 3-4 partite su 5 in casa. All'inizio. Ecco, invece quest'anno abbiamo trovato un equilibrio sotto quell'aspetto, poi arriveranno anche i gol degli attaccanti, perché vedo, sono ragazzi interessanti, lavorano bene, cerchiamo di trovare le soluzioni per migliorarsi negli ultimi 16-20 metri, e questo deve essere di buon auspicio. Ma e io poi non c'è ho la problema. Garanzia Lamberto Magrini, che veramente ormai è una certezza qui a Grosseto. Io faccio più grosso in bocca al lupo per domani, poi noi ci vedremo sabato mattina prima della gara del giorno dopo a Carrara, che quella un po' è una gara importante, anzi di più. Grazie Lamberto della nostra chiacchierata, se no poi siamo noiosi a chi ci ascolta e poi non ci guardano. Io invece voglio sempre che quando vengo qui a fare l'intervista al Grosseto, magari più concise, però voglio dar voce ad altri giocatori. Grazie ancora una volta Lamberto. Prego.